Oh, eccoci, eccoci, ci siamo. Da oggi abbiamo deciso di farvi vedere delle cose diverse dalla solita pittura di miniature. E invece del solito tutorial andremo a vedere come realizzare i colori acrilici, realizzarli proprio a casa. È tutto un po'... un test, un art attack. Basta, la taglio. Perché, come sapete bene, non è che andate lì e c'è l'albero dei colori acrilici. Voi andate lì, staccate una boccetta, tipo una di queste. Non è che voi andate lì, no? Prendete tipo la boccetta dal ramo, ah, ecco, è pronto. No. Andiamo a realizzarli noi con le nostre manine. Ma prima di andare a vedere allora come crearli a casa e non coglierli sugli alberi, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di venirci a trovare sui social, Instagram, Discord, e se volete dare un'occhiata anche al nostro Patreon. Ma che, no, anche venite a dare un'occhiata al Patreon, così che potete darci anche un piccolo contributo per continuare a lavorare su questo canale. Allora, prima di iniziare, proviamo la nostra sigla. Eccoli, eccoli i nostri pigmenti pronti per essere utilizzati per creare degli acrilici, perché per creare un acrilico abbiamo bisogno di pigmenti puri al 100%, in questo caso extra fini di marca, non comprati su Amazon, forse ce n'è qualcuno, ma sì, se siete interessati a comprare dei pigmenti, non per forza per andare a creare la vostra linea di acrilici, ma così in generale, io vi consiglio di andare su dei siti di belle arti. In questo caso noi abbiamo acquistato questi colori sul sito Momarte, che vi consigliamo insieme anche al sito di Arte Creo, dove trovate un sacco di cose, tra cui anche dei pennelli. Come vedi, questi pigmenti hanno queste icone sopra, vedi questi quadratini che servono a identificare la trasparenza del pigmento. Se il quadratino è tutto pieno sarà super coprente, invece man mano se è completamente vuoto sarà semitrasparente. Quindi per avere un buon acrilico bisogna comprare anche un buon legante. Sì, in questo caso si può utilizzare anche la colla vinilica, però andranno utilizzate in diverse proporzioni. Mentre per il legante ci vanno due parti di legante e una parte di pigmento, se utilizzate anche per risparmiare la colla vinilica dovete utilizzare un rapporto 1:1. Nel frattempo munitevi di palline e boccette vuote e anche, se volete, il medium. Noi abbiamo usato il medium della Green Stuff. Sì, non è indispensabile, io me lo sono tenuta lì a disposizione perché a volte quando vai a cercare di mixare questi colori magari diventano molto molto pastosi e c'è bisogno di andarli a rendere un pochino più fluidi. E adesso alcuni cenni storici. La nascita del colore acrilico risale ai primi del Novecento grazie al farmacista e chimico tedesco Otto Röhm, intento a studiare un nuovo procedimento enzimatico per colorare le pelli, e che nel 1915 ne fece esordire sul mercato un primo antenato degli acrilici oggi conosciuti. La prima applicazione artistica non avvenne su tela, ma bensì su un muro, grazie al pittore e muralista David Alfaro Siquerios, che nel 1936 organizzò a New York il primo workshop dedicato proprio alla pittura acrilica. Fu proprio in quell'occasione che un giovane Jackson Pollock incontrò per la prima volta i colori acrilici ed iniziò ad utilizzarli nel modo in cui oggi è conosciuto in tutto il mondo. Negli anni 50 venne finalmente avviata la produzione di colori acrilici per l'arte, e negli anni seguenti molti artisti sfruttarono questi nuovi materiali per la realizzazione delle proprie opere, tra cui l'iconico Andy Warhol. Warhol. Se volete, munitevi anche di acqua. Innanzitutto si può utilizzare all'inizio per andare a sciogliere un pochino il pigmento prima di andare a aggiungere il legante, perché se andate a aggiungere direttamente il legante il pigmento sarà pieno di grumi, invece se aggiungete qualche goccia di acqua demineralizzata, in questo caso andate a sciogliere per bene prima il pigmento prima di passare allo step successivo. Come vedete, questi sono pigmenti molto fini, quindi sono soprattutto di qualità. È ovvio che se andate a acquistare dei pigmenti di una qualità
magari più bassa e una grana più grossa, il risultato che si avrà sarà quello di un colore non liscio omogeneo ma un po' granuloso. Un'altra cosa da precisare, se volete giocare a questo gioco del piccolo chimico, è munirvi di una bilancina. Noi non ce l'avevamo, ma sarebbe stata necessaria, perché il rapporto tra legante e pigmento deve essere in base al peso e non al volume, per cui se avete un bilancino riuscite così a pesarli. I pigmenti da un colore all'altro hanno un peso differente, e questo significa anche che quando andrete a scegliere i pigmenti sul negozio online troverete prezzi differenti, anche perché il prezzo dei pigmenti varia a seconda del materiale che viene utilizzato. Mi raccomando, non buttate mai via i vecchi boccetti che avete dei colori, non necessariamente per andare a creare la vostra linea di acrilici, ma perché comunque è molto utile tenerli. Noi in questo caso abbiamo acquistato i colori primari, tramite quali si possono anche creare tutte le altre tonalità. Abbiamo tentato di creare un arancione e un verde. Quindi, una volta visto il mix dei colori, possiamo attaccare le nostre piccole etichette. Guardate che carine, eh? Ovviamente non l'abbiamo fatta apposta per attaccarle sui colori, ma le avevamo già per altri progetti. Poi uno strumento forse essenziale, quasi un bel mixer per andare a miscelare ulteriormente il colore e renderlo super omogeneo. Fateci sapere se volete vedere una miniatura dipinta con questi acrilici realizzati da noi. E vediamo che effetto fa. Beh, belli, guarda, potremmo aprire un'azienda. Sì. Bene, spero che vi siate divertiti e impacciugati quanto noi nel realizzare questi colori e che anche questi pochi cenni di storia dell'acrilico del colore siano stati interessanti. Fateci sapere se il nuovo format vi piace e magari qui sotto scrivete anche qualche idea che avete. Se volete vedere qualcosa in particolare, noi andiamo con la nostra tesserina PitArt su qualche sito, compriamo e ve lo facciamo vedere. Però prima ci tengo a ringraziare tutti i nostri sostenitori, tutti i nostri Patreon che ci sostengono attivamente sulla nostra pagina. Ma ricordatevi, non usate solo il pennello, ma anche il cervello. Ciao! Ho sempre paura che mi buchi la testa. Sì, infatti io se no faccio un cuscino.